Ciao ragazze, bentornato a un nuovo video. Questo sarà un video sul kit di Natale di Too Faced. Allora, io ho preso, come sapete, insomma, chi perlomeno mi segue su Instagram, la palette, quella appunto tutta mega figa con l'agenda. E ve la volevo far vedere prima che la inizio ad usare, perché è sempre brutto nei video vedere tutti gli ombretti, tutti i tocchicciati, che è una cosa indecente, quindi volevo farvela vedere proprio intatta, senza che io l'ho mai swatchata. E allora vi dico intanto due o tre cose. Io delle novità di Too Faced ho deciso di prendere solo questa, e non che ne avessi bisogno, dico la verità, quindi come sempre, ma semplicemente perché mi piaceva il discorso che comunque, oltre, vabbè, alla palettina, trovavamo comunque questo planner, quindi questa agenda del 2018. Quindi poi, vabbè, era in rosa, eccetera, eccetera, e quindi mi sono fatta fregare da quello. Ecco, parliamo chiaro. Ho ordinato online subito, praticamente dopo qualche giorno che era uscita. E se non sbaglio avevo usufruito di uno sconto, ma adesso non mi ricordo neanche più. Penso sì, il 20%? Sì, il 20%. E oltre a questo kit ho preso soltanto questo prodotto, che è lo Shadow Insurance nella versione full size, che praticamente con lo sconto del 20% tra la palette e questo l'avrei pagato tipo 3 euro. Quindi alla fine ho deciso di prenderlo perché è il mio primer occhi super preferito, quindi il mio top proprio in assoluto. E siccome ho diverse mini size, quelle che appunto riescono tipo nei vari kit, nelle palette, eccetera, eccetera, quelle magari le voglio lasciare per quando magari uno decide, tipo, non lo so, di andare via qualche giorno, di portarlo da qualche parte, e quindi volevo iniziare ad usare questo qui per non finire tutti quelli. Quindi ho deciso di acquistare la full size. Questo, se non sbaglio, dovrebbe costare sui 16 euro. Ma adesso veniamo alla novità più attesa, che appunto era la palette. Io ho ordinato online, come vi ho detto, e l'ho ricevuta dentro un pacco così gigante, quindi un cartone gigante, e poi solo la confezione, quindi la palette, il kit, diciamo, era contenuta in questa busta fucsia gigante di Sephora. Il primer occhi e i campioncini, che erano tipo 4, anche lì io ne avevo scelti 3 e mi hanno mandato tutti e tre quelli che ho scelto io, più uno in omaggio. Sephora praticamente è impazzita veramente, perché è la terza volta che mi inviano 4 campioncini. Quello invece era contenuto tutto in questa scatola, quindi mi hanno mandato quella busta più questa scatola. Ma se avevate visto le Instagram stories mie, avevate già visto tutto praticamente, quindi ve l'avevo fatto vedere così quando avevo aperto il pacco come mi era arrivato. Quindi ne approfitto per dirvi che se non mi seguite su Instagram, seguitemi, perché di solito io rispetto ai video che aggiorno molto meno frequentemente. Instagram lo aggiorno veramente quasi tutti i giorni, perlomeno tipo una stories o qualcosa, quindi ne approfitto per dirvi quello. Allora passiamo al kit vero e proprio. Quindi quello che ho scelto io è questo qui, e viene contenuto proprio in questa scatola, che si chiama Boss Lady Beauty Agenda, quindi Best Year Ever 2018. Questa appunto è tutta la confezione. Dietro trovate appunto tutti gli ombretti contenuti, con anche blush illuminante e bronzer nella palette, quindi già potete capire le colorazioni che saranno presenti e farvi comunque un'idea. Poi c'è il planner con gli stickers, come potete vedere, la custodia tra virgolette del planner e della palette, e questo invece è proprio assemblato tutto insieme, la mini size del Melted Matte nella colorazione Sell Out, che è uno dei best seller, a quanto ho capito, perlomeno uno dei prodotti preferiti, quindi più venduti, e la taglia deluxe sempre del Better Than Sex mascara, che è ormai il famosissimo mascara di Too Faced, che non ha bisogno assolutamente di presentazioni. Allora, quindi questo era tutto il kit. Vi metterò giù il prezzo perché onestamente non me lo ricordo, ma se non sbaglio si aggira all'incirca 60 euro. Vi faccio vedere intanto le taglie deluxe, così poi lasciamo spazio a tutto il resto. Allora, la prima è appunto il mascara, quindi in mini size. Questo qui costa tipo all'incirca 10 euro se lo comprate da solo, se non sbaglio. Hanno fatto anche quello tipo da appendere all'albero di Natale, ma essendo che comunque ne ho già diversi di questi, onestamente mi sembrava proprio una spesa inutile. Quindi il famosissimo Better Than Sex nella versione normale, quindi non waterproof, di Too Faced, che io non vi aprirò perché
perché appunto ne ho 3000. Il melted matte nella, appunto nella versione piccolina, quindi sempre taglia deluxe, del colore Sell Out, è appunto un prodotto matte, quindi opaco, ed è un colore tipo molto carino. Questo invece l'apriamo perché voglio appunto vedere com'è, perché io questa colorazione non ce l'ho. Mi piace, questo sì, mi piace, è un nude, insomma, molto tranquillo, ed è appunto un, dicevo, un nude rosato, ma ecco, qui appare un po' più chiaro, ma sulla mia mano un po' più scuro, quindi un nude rosato molto bello e comunque molto, molto elegante, lo trovo come colorazione. Io di questi ne ho uno in full size e mi sono sempre trovata bene perché comunque mi dura, cosa che invece non mi è piaciuta la versione latex, che infatti ho regalato a una mia collega perché proprio l'ho odiato. Al centro delle labbra mi facevo una riga bianca che era indecente, quindi assolutamente no. E quindi questo qui mi piace tantissimo come colorazione. Andiamo ai prodotti più attesi. Allora, questo qui si presenta in questo modo. Ed è appunto il la confezione appunto è in pelle, quindi sempre pelle con tutte queste scritte bellissime in oro. E qui ha questa nappina sempre dorata, quindi che si apre appunto con la cerniera sempre dorata, dietro al cuoricino con appunto scritto Best Year Ever 2018. Allora, quando l'apriamo, fatto così, praticamente c'è questo specchietto carino a cuore. Qui potete mettere per esempio una penna e qui potete mettere tipo, non lo so, post-it, le clips, inserire insomma cosa vi pare. Dentro è fatto in questo modo, vedete, bianco e nero a righe, e qui invece troviamo appunto il planner, ve lo metterò così, così si vede meglio, e la copertina è sempre rosa, quindi in cartone rigido, quindi rosa con tutte queste scritte sempre dorate. Quando lo apriamo si presenta in questo modo, quindi c'è Clover, quindi il cagnolino, appunto il chihuahua penso sia di Jared, quindi del fondatore di Too Faced, rosa pastello e rosa un po' più intenso, rosa baby, quindi a righe con questi cuoricini. Qui c'è il logo e qui abbiamo appunto questo cuore dove appunto potete scrivere, non lo so, il nome, insomma, che vi pare. E andando avanti ve la faccio vedere perché so che me l'avete scritto su stories di farvela vedere un po' meglio nei dettagli, tra virgolette, quindi anche all'interno, quindi me l'avete scritto in privato su stories, quindi ci tengo appunto a farvela vedere meglio. Qui troviamo invece questa pagina con queste nuvolette, queste mongolfiere molto carina, dove appunto già ci annuncia che a seguire troveremo appunto tutti i vari stickers, che ce ne sono veramente tantissimi. Ora io non so quanti sono, però vedete c'è anche la palette, quella appunto la Sweet Peach, poi troviamo appunto il primer, l'hangover, insomma sono tutti carini, il mascara, appunto il Better Than Sex. Questa è la prima pagina di adesivi, poi abbiamo una seconda pagina e basta in questo momento. Da qui appunto inizia poi, vabbè, qui hanno scritto insomma qualche cosina, sì, la scritta Jared praticamente. Qui troviamo appunto la prima pagina, tra virgolette, è fatta in questo modo, e dove potete scrivere appunto quello che vi pare. Qui goals, quindi sempre spazio per scrivere cosa volete. Qui troviamo appunto il planner 2018, quindi la vista praticamente mensile proprio di tutto il calendario praticamente, e invece accanto troviamo appunto la versione 2019, eccolo qui, quindi abbiamo la vista intera tra virgolette dei due anni. Poi abbiamo questo qui che ci sono appunto tipo per mettere le date più importanti nei vari mesi, ed è fatto in questo modo, diviso su appunto per mesi, e andando avanti abbiamo invece i compleanni, quindi qui possiamo scrivere tutti i compleanni sempre diviso per mesi più importanti, e qui invece poi da qui inizia appunto già il mese, quindi questo appunto è gennaio, come potete vedere, e appunto c'è, vabbè, drink champagne with pizza, che è troppo carino, vedete, e poi da qui c'è
Vabbè, make to-do list, quindi fatto in questo modo. Qui c'è una pagina bianca da annotare, insomma, varie cose che preferite, quindi varie cose magari scritte al volo, ecco. E da qui inizia la vista mensile del planner, quindi del mese di gennaio, fatto in questo modo. Ve l'avvicino così magari vedete meglio. Ecco, l'ho fatto così, quindi vista mensile, appunto per scrivere le cose più importanti e averle tipo sotto mano già subito quando prendete il mese. Poi qui c'è invece febbraio, fatto in questo modo, sempre con la lista appunto to do e sempre con la vista mensile. Praticamente sempre anche di febbraio, quindi da qui continua poi in questo modo anche marzo, vado un po' avanti perché se no addio, aprile, maggio, giugno. No, guardate che bello, agosto, che tra l'altro è il mio mese del mio compleanno con l'unicorno, cioè troppo bello, veramente bellissimo. Quindi già sapevano, infatti sono dei geni veramente, perché sapevano che agosto sono nata io e che a me piacciono gli unicorni, quindi va bene. Poi vabbè, c'è ottobre, dicembre, fino ad arrivare insomma a dicembre. Poi, dopo dicembre, troviamo i best look of the year, quindi i più belli look insomma dell'anno, quindi fatto in questo modo, dove potete scrivere appunto tutto qui nelle righe. Poi ci sono Girls Night Out Ideas, quindi varie idee insomma che volete appuntare. Sto cercando di andare un po' veloce, però di farvelo vedere tutto. Friends to call, quindi vabbè, chiamate con le amiche, insomma, eccetera, eccetera. People to follow, quindi chi volete seguire, qui hanno messo infatti Jared, Too Faced e Clover, troppo carino. E poi c'è questo spazio bianco praticamente così da annotare insomma cosa vogliamo, qui ce n'è diverso, sono diverse pagine fatte così tutte bianche da annotare insomma tutto quello che volete e poi basta perché c'è la copertina finale, quindi l'ultima pagina insomma dove c'è scritto appunto questo. E basta, finisce che appunto è messo qui il planner. Quindi questo era per quanto riguarda il planner, visto proprio nel dettaglio, pagina per pagina insieme. Adesso passiamo invece alla parte truccosa, che è quella che appunto diciamo dovrebbe interessarci di più, visto che abbiamo acquistato questo kit. Si presenta fatta in questo modo, se volete la potete appunto mettere qui, come era appunto messa nel momento in cui mi è arrivato il pacchetto, quindi così, perché alla fine questo contiene tutte e due le cose, però appunto io l'avevo levata per farvela vedere. Allora, troviamo sempre la copertina rigida rosa della palette, dietro è sempre rosa liscio, qui ha questo cuoricino sempre con scritto Best Year Ever 2018. Nella parte laterale invece è fatta come l'interno del portaplanner, mettiamolo così, della pochette, quindi bianca e nera con le righe. Da questo lato troviamo praticamente il maxi cuoricino Too Faced con sempre il motivo appunto a righine. E qui invece c'è la palette che levo la plastica protettiva perché sennò vi acceco. La piegherei anche così, così agevoliamo la situazione. Ecco un po' di informazioni prima di farvi vedere proprio tutti i colori. Allora, ci sono 24 ombretti dove in totale sono 22,8 grammi di prodotto, un illuminante da 2,5 grammi, un bronzer sempre 2,5, così come anche il blush, quindi le tre cialdine sono dello stesso appunto, della stessa grammatura. C'è scritto che è stata fabbricata negli Stati Uniti e assemblata in Repubblica Dominicana. Per quanto riguarda gli ombretti, blush, terra, eccetera, eccetera, 12 mesi di PAO. Invece, la taglia deluxe del Melted Matte ha 5 ml di prodotto ed è fatto in Italia. Udite, udite, è sempre 12 mesi di PAO. Invece, la taglia deluxe del Better Than Sex Mascara ha 4,8 grammi di prodotto ed è anche questo fabbricato in Italia con 6 mesi di PAO. Ma i mascara si sa che comunque hanno sempre bene o male 6 mesi. Quindi andiamo a vedere nel dettaglio tutte le colorazioni che sono appunto queste qui. In un primo momento vi sembreranno comunque le solite colorazioni viste e riviste, infatti l'ho pensata anch'io, vi dico la verità, devo essere sincera, perché comunque ricordano tantissimo le scorse palette di Too Faced, ovvero andiamo a verificare insieme. Quella che uscì l'anno scorso praticamente a Natale era questa qui che si chiamava Grand Hotel Café,
che io non ho purtroppo una buona opinione, c'era anche il video nel canale, che era appunto contenute poi in queste tre, diviso in queste tre palettine, se vi ricordate, molti colori sembrano quasi uguali, per esempio tipo questo Candy Cane sembra molto molto simile a Christmas Dream, perché sembra tipo rosa, comunque baby, molto simile. Per esempio dall'altra palettina, questa nei toni del verde Tiffany, per esempio c'è l'ombretto Central Park che sembra molto molto simile a questo qui della nuova palette che si chiama Trimid, che è appunto sempre questo verde comunque scuro, un po' con questi glitter, oppure non lo so, da questa qui, dall'altra palettina, per dire, possiamo trovare tipo un'assonanza in Apple Syrup, che è questo marroncino qui, e da questa palette possiamo vedere a Give Me Is More, che è questo qui, però comunque nel complesso direi che sì, ci sono anche altri colori che sembrano un po' più inediti, tra virgolette, rispetto a quelli dell'anno scorso, ma che in un primo momento possono sembrare uguali invece a un'altra palette di Too Faced, che era questa qui, quindi quella tipo a forma di pacchetto regalo. Che per esempio tipo l'ombretto Midnight in Paris, che è questo blu con tutti questi glitterini, vedete, molto molto carino, può sembrare di primo acchito simile a Christmas Carol, che è questo blu appunto in questo modo. Oppure per esempio abbiamo il nero questo qui è stiletto, che è questo nero qui, che può sembrare appunto simile a Black Tea, che è questo qui. E insomma, ci sono dei colori che comunque bene o male si sembrano molto simili, ecco. Ora io poi comunque vi svuocerò qualche colore e vi farò vedere insomma qualche paragone fra colori simili tra virgolette, giusto per capire se effettivamente avendo magari le altre due palette merita prendere questo, oppure se sono dei colori totalmente diversi che magari si sì, sembrano uguali, però cambia il sottotono, cambia magari il finish, eccetera, eccetera. In definitiva, ora vi metterò qui a seguire appunto tutti gli swatch, di colorazioni, diciamo, simili, quindi farò questo lavoretto. Svuociando i vari ombretti comunque della palette, ora che ve li ho svuociati tutti e che avrete visto già tutti gli swatch, posso dirvi innanzitutto che come scrivenza mi sembra molto molto più pigmentata rispetto alle tre uscite con il kit dell'anno scorso, quindi quello Grand Hotel Café. Alcuni colori sono proprio quasi tipo degli ombretti cremosi, perché a swatcharli proprio la texture sembrava proprio cremosa. In particolare mi riferisco a questo qui che si chiama Party Over Here. E se non sbaglio era anche questo qui che si chiama Halo, proprio hanno una texture proprio che sembra quasi cremosa. Un'altra cosa swatchandola che ho scoperto è che un colore di questa palette può quasi essere un dupe, mettiamo il quasi, vi faccio vedere adesso lo swatch. Di Huda Beauty, quindi del famosissimo Angelic, perché questo si chiama Sly Bells,
che è questo colore qui, che visto così proprio non ci assomiglia per nulla, ma swatchato, come già avrete visto, è quasi perfetto, che vi ricordo essere appunto questo ombretto qui, che io ho già scavato tantissimo. Visto così, vi giuro, non ci assomiglia per niente, ma se lo swatchate è quasi perfetto. Infatti questa è stata una mia grande sorpresa, ma in generale, ripeto, la pigmentazione sia dei chiari che degli scuri mi sembra molto meglio rispetto a quella degli scorsi kit, che è già questo mi fa tantissimo piacere. Altra cosa che vi voglio segnalare è il blush sembra un po' meno pigmentato rispetto ai vari kit natalizi. Infatti, come avrete visto dallo swatch, ve lo lascio anche qui. Non risulta proprio essere tanto comunque scrivente, il che può essere anche una cosa positiva in quanto magari si vuole un blush leggero, tranquillo da usare tutti i giorni, oppure magari per chi usa blush un po' più è abituato a una pigmentazione superiore. A seconda del pennello può risultare meno pigmentato o viceversa. Altra cosa che vi voglio segnalare è invece Blessed, che è questo bellissimo illuminante qui, è bellissimo e anche questo swatchandolo al tatto sembra quasi cremoso. Quindi in generale, da una prima impressione, che ovviamente sapete che non è un'impressione come averli usati sugli occhi, ma da domani mi metterò subito a testare qualche colore e a creare qualche look. Da una prima impressione, appunto, vi parlo relativa ai soli swatch, mi sembra molto più pigmentata come palette ed è una cosa che mi auguro veramente tantissimo, anche perché comunque tutto il kit non costa poco e comunque si sa che di solito nei kit natalizi la qualità non è che sia proprio il massimo, ecco, della pigmentazione dell'eccellenza. Quindi niente, poi ci riaggiorniamo noi, vi lascio appunto intanto ai nuovi video e ciao!